Chiediamo a Fabris, che è stato l'autore di questo bellissimo monologo con cui abbiamo aperto la puntata dedicata appunto alla montagna. Ecco, l'alpinismo, ci raccontava De Luca, il senso dell'alpinismo, l'ultimo capitolo di un lungo libro. È tutto questo? Ma io non ho, come dire, non posso parlare di alpinismo perché io faccio teatro. Conosco l'alpinismo da vicino perché anche mio papà era un appassionato di montagna e forse nei geni arriva da lì. E mio fratello è un scalatore invece accanito. Ma che idea se ne è fatto? Ma a me sembra che la ragione per cui la gente scala... Dunque, questo racconto ci interessava a me e al collega Jacopo Bicocchi che l'ha fatto con me. Lo spettacolo, ricordiamo, si chiama Slegati, con la S fra parentesi. Ed è uno spettacolo che abbiamo fatto molto anche in vetta, proprio in montagna, nei rifugi, in Dolomiti, andremo quest'estate 10 giorni. Ma perché ci sembra che quella storia lì in particolare è proprio una metafora delle relazioni, in realtà. L'alpinismo è il contesto in cui questa storia avviene. A me sembra di capire che l'alpinismo pone una distanza, forse sì, dal punto di partenza, ma in verità la ricerca è avvicinarsi a sé. A se stessi, no? Almeno... Una sfida con se stessi? Non più che una sfida, è proprio una ricerca di sé, almeno per le persone che ho conosciuto io, non è che... Penso che sia molto diverso per ognuno il perché uno affronta un tale limite, affronta... Questo non... Veramente bisognerebbe chiedere a ognuno. Mi sembra che una delle possibilità sia l'avvicinarsi a sé. Forse per allontanarsi da qualcos'altro. Intanto Fabris, lei ha un progetto nel suo piccolo, sì. No? Il progetto è quello di portare questo spettacolo nei rifugi. Sì, sì, sì. Che valore avrebbe? Beh, la montagna è un luogo di racconti ed è un luogo che produce e ospita racconti. Il teatro è il tempio del racconto, è il luogo dell'ascolto e della parola. Quindi innanzitutto c'è questo enorme punto di contatto. Quando facciamo lo spettacolo nei rifugi è molto più bello perché dopo si sta insieme ancora. Magari il giorno dopo si fa un pezzo di strada assieme. È un racconto continuo. Qualcuno racconta la sua di storia. Certo, la storia che raccontiamo noi è una storia paradigmatica, enorme, adatta anche a chi non ama la montagna. Se no non l'avremmo scelto di portarla in teatro. Però lì ha un valore aggiunto. Lì poi noi abbiamo dei costumi di scena che sono dei vestiti di montagna ed è divertente sui rifugi perché sono tutti vestiti come noi, no? Per cui se è proprio una comunità, la montagna ha un senso di comunità, no? Che è strano perché poi è anche il luogo della solitudine, come le il due teatro. Cose si fondono. È uno spazio pieno di contraddizioni meravigliose.